sono Antonella Zaghini, appunto sono il Peace Manager di Guna. È un ruolo abbastanza singolare e particolare, anche perché ci risulta che io sia l'unica al mondo che ricopre questo ruolo. Quindi sono a disposizione dei colleghi che ritengono di avere un problema, una difficoltà nell'ambiente di lavoro, di relazionarsi oppure anche di potenziali, diciamo, conflitti. Il mio compito è proprio quello di aiutare le persone a uscire da questa dimensione di conflitto, potenziale conflitto, e diciamo così far ritornare, diciamo così, serenamente un po' il clima, appunto, tra le persone, tra funzioni. Non dipendo dalle risorse umane, quindi questo è anche un po' la garanzia di terzietà di questo ruolo, che è uno dei punti principali di questa funzione. L'idea ci è venuta nel 2010 a conclusione di un progetto che è stato molto molto coinvolgente e molto sentito da tutta l'organizzazione, Marcia Mondiale per la Pace, in cui noi abbiamo come azienda adottato tutti i 3.000 chilometri della marcia in Italia e abbiamo sviluppato anche un concorso con il Ministero della Pubblica Istruzione rivolto alle scuole medie. Paradossalmente proprio i colleghi potrebbero avere un problema anche con la funzione delle risorse umane, ad esempio, quindi la terzietà di questo ruolo garantisce che ci sia una copertura diciamo perfetta in un certo senso. Poi ogni anno ci diciamo così misuriamo anche con delle iniziative proprio rivolte alla non violenza, che celebriamo normalmente ogni 2 di ottobre, cioè l'anniversario della nascita di Gandhi, e quindi giornata internazionale della non violenza, dove ci ritroviamo appunto e come dire, ogni anno affrontiamo un tema, un aspetto della violenza diverso. Quest'anno, ad esempio, ci siamo confrontati sul tema della violenza psicologica. Si può lavorare meglio e in sinergia tra più funzioni proprio sul clima, diciamo così, interno, e che questo poi si riflette anche verso l'esterno, perché chiaramente un'organizzazione più coesa e più serena lavora sicuramente in maniera ottimale.